Questo è un video dove vi mostro praticamente le scatole eh, del mangiare, cioè le cose che ho mangiato, che ho provato, e vi dico se sono buone e eh, se diciamo è meglio ricomprarli oppure no, in poche parole, ovviamente il sacchetto. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video dove vi faccio vedere le cose che ho provato eh, sul mangiare ma anche ovviamente le bevande. E eh, seguirmi su Instagram, non so dove lo metto, comunque lì farò vedere anche i prodotti che ho comprato e se sono buoni oppure no. Dato che. Eh, Instagram e YouTube sono completamente diversi perché c'è chi non ha Instagram ma mi segue su YouTube c'è chi ha Instagram ma non mi segue su YouTube, praticamente tutto l'incontrario per cui farò un po' e un po'. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho provato e iniziamo, perché sennò questo video dura troppo. Allora, iniziamo da questo. Il gelato è stra me al pistacchio gusto panna. Uh, ce n'erano dentro quattro. Sinceramente, è buono, ma non è che vado tanto pazza. Uh, a parte il prezzo che costa un bel po', adesso non so se costa sui 4 euro, 2 euro, 3, non mi ricordo, uh, comunque mh, per me è un po' bocciato perché. Sì, si sente un... il pistacchio leggermente, eh, però secondo me si sente più cioccolato che tutto il resto. Non è male, ma non mi convince, non mi piace così tanto. Per cui, poi per quattro, che poi sono piccoli, eh, non sono grandi i... questi cornetti, per cui sono proprio piccoli. Per cui questa è l'ultima volta che li compro, avevo lo sconto di 2 euro e allora per quelle che l'ho comprato, se no, secondo me sinceramente non li, non li prendevo. Se vi dico già che non li comprerò perché non mi sono tanto piaciuti. Poi altro gelato della Nui, questo è panna e pistacchi, uh, devo dire uh, è buono. Si sente di più il cioccolato bianco, non è male. Il prezzo è esagerato perché poi ce ne sono dentro quattro e eh, se non sbaglio questi qui sono una via di mezzo, sono medi, non sono diciamo grandi come i magnum normali, sono abbastanza piccolini. Eh, però non è male, buono. Cioè, potrei ricomprarlo di nuovo se sono in promozione perché questi li ho pagati in promozione. Forse 2 euro, massimo 3, non di più uh, Ma questi costano anche su, sui 5 euro E ce ne sono dentro 4 Per cui direi che se in promozione li, li comprerei Se no, no Però diciamo che sì Sono buoni Poi passiamo ancora al gelato Vabbè, questi immanium uh, al cioccolato bianco cioè, questi qua sono promossi, sono buonissimi. Ve li straconsiglio. Costeranno sui 5 euro. Ce ne sono dentro 4, sono grandi, ma eh, ne vale la pena perché questi qua sono molto buoni. E, e questo è il mio gelato preferito perché è molto buono come gelato. Per cui questo è promosso e ve lo straconsiglio. Provatelo perché è molto buono. Per chi ovviamente non l'ha provato. Poi, ultimo gelato, è questo qua, che è la Mazzi Bon al wafer al caramello. Allora, è troppo piccolo, pensavo che era molto più grande il biscotto, invece è molto piccolo. Ce ne sono dentro quattro anche questi. Sinceramente, non mi, non mi è proprio piaciuto. Sì, si sente il, il caramello. Però, boh, secondo me, è troppo forte. Per cui, non mi è piaciuto. Poi, guardate la scatola: ce n'erano dentro quattro, ma erano piccoli, piccoli. Eh, per cui, forse l'ho fatta la clip. Se riesco, ve la lascio qua. Ma questa eh, l'ho preso perché era in promozione anche questo. Adesso non mi ricordo: sui massimo 3 euro. Se non mi sbaglio, perché questi costano sui 4-5 euro. Se è in promozione, eh, sì, ne vale la pena. Però per chi è come me, che non ama tanto forte, forte il caramello, mh, non ve lo consiglio. Perché sono soldi così buttati. Sinceramente, anche se è una cosa da mangiare, non è che non, non mi ispira tanto. L ho, l ho, ne ho mangiato uno, tutti gli altri tre li hanno mangiati i miei, il mio, il mio ragazzo, perché non è che mi piaceva così tanto per cui diciamo che non lo comprerei di nuovo poi vi faccio vedere i miei cereali perché giustamente eh, io compro solo questi o gli altri che poi vi farò vedere quando li finisco questi qui sono al miele eh, della sono 5 eh, cereali integrali Vitamini calcio e ferro, questi sono strabuoni nel latte, costano un bel po' ma ne vale la pena perché sono veramente buoni. Mm, questi sono 12 tazze, li puoi fare, con... cioè li puoi mangiare per 12 volte, sono 375 grammi. Questi sono promossi perché sono molto, molto buoni. Per cui ve li straconsiglio se volete prendere. I cereali questi qua ovviamente io non è che li prendo tutti i giorni calcolate che io i cereali li mangio una volta li finisco e poi aspetterò altre due tre settimane per comprare altri cereali io sono fatta così mm, uno perché costano ma due cioè non solo questi costano gli anche altri cereali costano però diciamo che eh, non avendo anche il tempo di fare colazione a casa eccetera ogni tanto compro una confezione di cereali eh, li mangio poi quando sono finiti aspetto almeno due o tre settimane per poi ricomprarli perché tanto la maggior parte non è che faccio diciamo colazione però questi sono buoni ve li consiglio poi adesso mi stavo sporcando vi consiglio questa Bevanda che ho visto al supermercato, la Fanta eh, Uva, sa veramente di uva, non me l'aspettavo. Allora io avevo provato in Thailandia la Fanta alla fragola, quella è st talmente strabuona che cioè, cioè non c'è paragone con quella. Quell'altra mi, mi piace molto di più a confronto di questa qua. Solo che non riesco a trovare quella alla fragola. Qua in Italia non c'è, l'unica c'è su Amazon. Però su Amazon costa abbastanza, un po' tantino. Eh, comunque, per chi ha visto i miei vlog dell'Italandia, se non sbaglio, due anni fa, prima che eh, veniva la pandemia, io sono andata in Thailandia e ho provato la Fanta alla Fragola. Adesso ho trovato questa l'uva, l'ho provata ed è molto buona. Però sa troppo di uva per cui è tanto tanto ehm, forte perché si sente tanto l'uva. Però anche l'odore è buono. Però è buona. Se la volete provare ve la consiglio perché è molto buona. Se trovate quella alla fragola ve la straconsiglio perché quella è ancora molto più buona di questa qua all'uva. Per cui. Massimo, guardate su Amazon, ma vi assicuro che eh, se trovate la Fanta in gusti diversi, secondo me è buona. Anzi, vorrei provare le altre. Adesso, se le trovo altre, le prendo e le proverò. Eh, sono prodotti che ogni tanto prendo, riesco a farvele vedere e. Le, le cose che non riesco a farvele vedere, giustamente non le faccio, cioè non prendo la scatola e la metto via perché la maggior parte i miei o il mio ragazzo me le buttano, per cui certe cose riesco a tenerle, a nasconderle. E poi, ovviamente, vi dico: oh, sì, queste sono buone, no, non ve le consiglio, eccetera. Poi, quando sarò nella nuova casa, Ovviamente tutto quello che proverò e comprerò ve lo farò vedere perché giustamente essendo da sola col mio ragazzo è più facile che essendo con i miei genitori i miei fratelli che poi prendono le cose e le buttano, per cui e niente. Allora, spero che questo video mh, vi è stato utile e ovviamente vi è piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi gelati, cereali e la Fanta. E uh, se volete consigliarmi qualche altre cose da provare, non lo so, così io poi se riesco ve le farò vedere nel, nel prossimo video. In poche parole, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!